Io sono Gianfranco Fasano. Io Antonio Buldini. Ed è qualche anno che fortunatamente le mie canzoni vengono scelte qui allo Zecchino d'Oro. Anch'io sono autore, compositore e ho avuto la fortuna di avere altre due canzoni qui allo Zecchino d'Oro. Da grande mi piacerebbe scrivere le canzoni per lo Zecchino d'Oro. Ma guarda un po', anch'io ho la stessa idea e spero di poterla esaudire. Fin da piccolo io sono sempre stato rapito dalle canzoni, ma non solo dello Zecchino d'Oro. Però ce n'era una che mi piaceva tantissimo quando ero piccolissimo, che si chiamava La Giaccarotta, anche se poi la mia canzone preferita dello Zecchino d'Oro è una canzone che si intitola Se fossi Leonardo. Io invece ho iniziato con applicazioni tecniche, una materia delle medie, dove ho costruito per la prima volta una chitarra e da lì mi sono appassionato al mondo della musica ed è scattato. Chiaramente la chitarra non ha mai suonato, però sono riuscito poi nel tempo a utilizzarla al meglio. Ma lui l'ha detto che ti chiama Antonio Buldini? Sì, la nostra canzone si chiama La Cicala Latina e chiediamo alla diretta interessata di cosa parla. Parla del lasciarsi andare, sta dicendo che è opportuno e bello prendere dall'altro le cose più belle e più gioiose. E anche di ballare, di danzare e anche di vivere con gioia tutto quello che ci circonda. Io chiederei anche a Franco Fasano. Franco Fasano, vuoi dire qualcosa? Io non mi sono accorto di messaggi che continuavano ad arrivare e telefonate con il silenzioso del cellulare. E quindi quando poi ho visto la chiamata, i messaggi, la gioia è stata immensa e eccoci qui. A me è successa invece una cosa troppo divertente adesso che la Cicala Latina è in gara. È successo che quel giorno nessuno mi ha chiamato. Anzi, mi hanno chiamato alcuni colleghi dicendomi: guarda che mi hanno chiamato, anche tu sei tra gli autori dello Zecchino d'Oro. Quest'anno non mi ha chiamato nessuno. Il giorno dopo io dovevo partire, ero alla stazione e mi chiama Antonio e mi dice: allora sei contento? Io ho detto: so che hanno scelto le canzoni ma non mi ha chiamato nessuno. E lui gli ha detto: ma come non ti ha chiamato nessuno? Hanno preso la nostra Cicala Latina. E gli ho detto: guarda che ti avranno fatto uno scherzo, perché sennò mi avrebbero chiamato. E invece si erano dimenticati di chiamarmi perché avevano chiamato soltanto il primo dei due nomi. Esatto. Questo Zecchino d'Oro per me è un rinnovare la gioia che sempre c'è stata negli anni passati e quest'anno in particolare speriamo di poter portare a termine e a compimento un'emozione che è sempre rinnovata negli anni. Io credo che scrivere cose nuove dopo averne scritte tante per lo Zecchino d'Oro è sempre difficile, però il fatto di avere indovinato questa storia, dove anche il divertimento è una di quelle cose che bisogna vivere in maniera importante, mi ha fatto piacere che un argomento di questo tipo sia stato scelto, dove tra l'altro anche la musica è molto importante perché serve per unire i bambini, con i nonni, insomma, a far ballare un po' tutti. Io te l'ho detto, la primissima canzone che io ricordo dello Zecchino d'Oro era questa: un passero otto col fiocco rosso mi è volato sulla mano. Anche se fossi Leonardo, ma non posso cantarle tutte. E tu invece cosa ti ricordi dello Zecchino? Ah, io mi ricordo. E le cicale, 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 cicale. Ma quella non era dello Zecchino. Ah, non era dello Zecchino? No, un messaggio per tutti i bambini che canteranno le canzoni del 61esimo Zecchino d'Oro. Divertite. Il mio messaggio è quello di giocare, di cantare, di ballare, perché poi in fondo queste sono le parole che possono veramente fare la gioia di tutti.